faccio fare un tour di quello che ho in questo pezzo del giardino, perché è proprio un po' una storia di sopravvissuti all'inverno. Ci sono rumori ambientali perché ci sono sempre lavori in corso nella zona, ma non fateci caso. Allora, andiamo con ordine. Questa qui che neanche si vede e arriva qua, quando si aprirà la vedrete benissimo, perché è una agatea ed è la margherita azzurra, chiamata anche Felicia. Fa un cespuglio di più di mezzo metro di margherite azzurre. Quando l'ho comprata era una piantina in un vaso da 12-14 centimetri. Queste che vedete sulla cima sono le margherite che sta preparando. Questo è il ceppo originale, tutto secco. Ha passato l'inverno. A dicembre era ancora verde e avevo messo tutte le lucine di Natale attorno facendo un effetto pazzesco. Invece poi gennaio dà il colpo di grazia alle piante, non l'ho coperta con teli, l'ho lasciata fare, era un esperimento. Però ha passato appunto l'inverno crescendo in questa zona, come ha fatto la sorella che sta qui, la potete vedere un po' meglio. Ha fatto questo ramo verde che parte sempre da questo centro molto secco. Vedremo nelle prossime settimane se si allargherà o se resterà così. Qui abbiamo un elleboro che ho preso sempre per Natale a mia mamma, ma quando le temperature si alzano non può restare né in casa né tantomeno al sole. Quindi ho messo in questa area che è rivolta a nord e quindi ha la luce solo al mattino. Qui abbiamo un'ortensia che mia mamma mi ha fatto attecchire da una talea e sarà colore rosa scuro. L'anno scorso era un rametto, adesso è già così. Abbiamo sparsi un po' di mesebrianthee da tutte le parti, oddio, l'ho anche schiacciata col vasetto. Queste qui non muoiono mai. Sì, se guardate in giro le trovate. E addirittura una volta tutta la aiuola era piena di queste. E poi qui abbiamo il plumbago, che è un amore, mio preferito, perché diventerà un fuoco d'artificio da almeno un metro di grappoli di fiori azzurri. Per l'inverno l'ho messo nella terra in un altro punto al sole, che vedremo tra poco, e era completamente secco, proprio sembra non dare segni di vita fino all'ultimo, proprio disperate, dite no, quest'anno è andato, ci ha lasciati. E invece dopo un po' comincia a rimettere le foglie e dopo pochi giorni è già così. E quindi cosa ho fatto? L'ho tirato fuori ancora dalla terra, l'ho rimesso nel suo vaso aggiungendo dell'altro terriccio dove riuscivo, perché è un cumulo di radici, e poi l'ho interrato qua un po' più in basso. Di solito lo lascio fuori, però poi si ribalta col vento quando diventa gigante, quindi quest'anno volevo interrarlo, ma qui sotto non si riesce, c'è troppo poca profondità perché sotto c'è del cemento. Poi avevo paura per il pH del terreno con tutto quel cemento che c'è lì sotto, e quindi l'ho rimesso nel suo vaso e nella sua solita posizione. Sta a nord perché, per quanto ci sia scritto sui vari siti che sopporta benissimo il sole, io ho visto che col sole intenso tende a brucicchiare un po', e quindi l'abbiamo spostato. Ora vi faccio vedere dove sta suo fratello. Eccolo qui all'ombra, quindi vediamo se riusciamo. Eccolo qua, questo è ancora più secco e fino all'ultimo proprio non avevo speranze. Però in realtà queste piante hanno già 3 anni e questa forse 4 addirittura. Mia mamma ne ha avuto uno per almeno 7 anni. Eccole qui le foglie, vivo e vegeto e come. E quindi poi lo tireremo fuori dal terreno e lo metteremo in un vaso sempre nella stessa posizione. Preferisco il vaso sia per motivi di spazio sia perché riesco a idratarlo e concimarlo meglio. Bene, e con questo abbiamo visto la aiuola a nord sotto la finestra. Siamo a fine aprile e ci torneremo tra un po' di tempo per vedere com'è evoluta. Ciao ciao!